bomba. I to je parola što je. I ovo je kako je teren onda se što dobro vidi. Malo vidi. Je hoćeš probi. Ja ti vidu nego evo dalje. Pa je bolje. Još bolje za mene. Sera sulla terrazza del Festival Contro c'è un'aria che arriva dalla penisola balcanica, perché con noi abbiamo il grande Azza Lucas. Benvenuto. Bolje vas našao, kako se kod vas kaže? Tocca da tradurre, perché qui noi ci siamo organizzati per fare una traduzione che tutti possano capire, ma lasciamo giustamente la voce ad Azza Lucas, che è il protagonista vero di questa puntata dell'incontro in terrazza. Il tuo vero nome, Alexander, ma Lucas arriva da una zattera. Ce lo racconti? Da. Tačno, da. E sad ti provoci ovaj... Aleksandar Vuksanović. Moje ime Aleksandar Vuksanović. My name. A Azza Lucas, pseudonim, jel nadimak, radio sam na jednom velikom lokalu godinama u Beogradu, tamo 89. 90. 91. 92. 3. Splav, taj brod se zvao Lukas. Po tome su me zvali, prozvali Azza Lucas. Inače sam u to vreme svirao klavijature u jednoj od najpopularnijih rock grupa u staroj Jugoslaviji. Zvala se grupa Viktorija. Eto, to mi provede. Suo nome originale è Aleksandar Vuksanović, e soprannome Azza Lucas, che aveva ottenuto negli anni 90, dove ha cominciato a cantare una zattera famosa, e da lì è partito tutto. Quindi in questi anni lui ha cominciato a suonare la clavatura classica e si occupava della musica, specialmente rock, e il suo gruppo si chiamava, era Famosa Vittoria. Famosa Vittoria. Ma quanto è importante lo studio e quanto invece è la predisposizione, la capacità personale? Pa, jako je bitno što sam učio, ja sam završio za nižu muzičku i srednju muzičku za klavir. Čak sam i upisao akademiju. Čak sam i primljen na konzervatoriju u Moskvi, ali nisam otišao. To je baš onak interesantna anegdota, pobjegao sam od kuće, jer sam trebao da idem tamo da živim u internatu. Bio sam jako veliki talent za klasiku, ali nisu mogli da me nagovore da odem. Tako da sam stao sa srednjom školom, volao sam da sviram uvijek tu rock muziku i uopšte tu popularnu muziku. Tu sam stao, a inače sam završio nižu muzičku i srednju u vreme koliko je trajala osnovna škola, znači 10 godina ove škole sam završio za 8 godina osnovne škole, i onda sam trebao postoga da idem na akademiju. Kad sam trebao ovdje da bude srednja škola, ja sam trebao da odem na konzervatoriju u Moskvi, ali nisam trebao da odem. I naravno da je jako bitno i za bilo koju vrstu muzike i za bavljanje muzikom da si obrazovan muzički. Veoma bitno. Ok. Qua il signore stava dicendo che comunque negli anni 90, cioè negli anni quando ha cominciato a suonare, cioè aveva anche un titolo di studio, cioè ha finito, è un musicista professionale, quindi... un pluristrumentista. Infatti un pluristrumentista che ha sempre suonato, aveva tantissima passione per la clavatura, dopo 10 anni che ha studiato è stato anche richiamato a Mosca di partire e andare lì a ricominciare a fare l'università. La musica classica, ma comunque ha deciso di fermarsi perché era molto giovane, quindi ci teneva di rimanere nel suo posto. E poi perché ha scelto di seguire la strada, di perseguire, di far conoscere nel mondo la musica tradizionale folk, giusto? Sad, to ćeš malo komplikovanije da prevedeš. Ja sam pre svega muzičar i pre svega slušao svaku vrstu muzike. Da bi mogao što recimo... Mikrofon. Da bi mogao da budeš sestran u svemu.
ja sam pre svega slušao rock muziku, to mi je ono od malih nogu, ali sam uz majku svoju, uz oca slušao i tu neku našu staru folk srpsku muziku, tradicionalnu, i to sam slušao, u kući se slušalo, i stojim na stanovištu da je mnogo bitno da onaj ko se bavi muzikom bude jako svestan bar u slušanju muzike. Ne mora da se bavi se svakome, ne mora da svira u svakom vrstu muzike, ali mora da bude naslušan muzike. Sad prevedi pa ću da raste. Ok, ok. Allora, ecco, gli diceva che a lui specialmente gli piaceva molto il rock, ma comunque avendo l'orecchio ha cominciato anche a produrre una musica un po' più diversa, diciamo, perché come sappiamo noi che siamo di origine dell'ex Jugoslavia, i suoi genitori a casa sentivano sta musica, quindi lui infatti diceva che soprattutto deve avere un orecchio buono, capire quello che stai sentendo, poi comunque di quello che stai producendo dipende della gente che chiede, quindi... E sad ovo što ćete čuti večeras na koncertu i ono što mi radimo, ja i moj band, i ono što sam ja radio celu svoju karijeru, to je u stvari, to nije folk muzika. To je muzika koja sublimira negde sve to što sam ja radio, recimo, u tom splavu. Tu ima i folka, i roka, i tradicionalna muzika, i popa. Vidjet ćete kako izgleda moj band, kako bi izgledao na bini. To je sasvim, nema veze sa klasičnom folk muzikom. Znate i gledali ste, oni će sada vidjeti. Tako da, negde sam ja s tom svojom pojavom početkom 90-ih godina, sredinom 90-ih godina, u stvari napravio negde neki novi pravac kod nas na estradi, gde je krenula ta neka muzika koja ima veze sa folkom, ali da je onako aranžmanski i muzički malo žešća, malo i naginje i ka roku i ka toj svirci. Nemamo mnogo harmonike u pesmama, a i melodije su tako negde nešto pop. Ono što je u stvari sad trenutno najpopularnije kod nas, ali negde sam ja začetnik sa još par pevača tog nekog novog pravca u našoj muzici. Ok, ecco, lì stava spiegando molto profondamente che sempre ha cercato di mantenere il stile rock, ma comunque è diventata una diciamo, un stile un po' più libero, dove c'è un po' di folk, dove c'è un po' di tutto. Ma infatti stava dicendo che stasera noi vediamo il suo gruppo di cosa, cioè, cosa stiamo parlando qua. Cioè, si presenta, loro suonano, lui canta, e quindi per noi sarebbe una... per voi soprattutto italiani sarebbe una... cosa nuova. Una bella cosa, sì. Ma infatti lo aspettiamo con tanta trepidazione. Nel 2013, se non ho informazioni sbagliate, a Belgrado, in un evento, ci sono state ben 75.000 persone. Il Festival Contro è un po' più piccolino, ma sono sicura che troverai tanto calore quanto ne hai avuto anche a Belgrado. Ja volim, ja sam imao puno koncerta velikih, imao sam taj jedan na Beogradskom stadionu Crvene zvezde, našoj Marakani, imao 75.000 ljudi. Pre neki dan smo imali koncert pre 70.000 ljudi u Novom Bečeju na Otvorenom. Imao sam puno koncerta gdje je bilo 50.000 i u Beogradskoj areni sam imao, ja mislim, 16 ili 17 koncerta, nijednom nije bilo ispod 20.000 ljudi. Znači imao sam stvarno puno koncerta. Međutim, nije bitna količina ljudi toliko koliko je bitna atmosfera. Ono što je za mene najbitnije. Znači, mogu da pevam i za 50 ljudi i da se provedem fantastično ja, a i tih 50 ljudi. Sve zavisi od publike i tog nekog spoja pevača i publike. Jer mi zato i postojimo na toj bini da mi njima nešto donesemo, da se ljudi lepo provedu. Znači, ne samo da dođu da nas gledaju. Jer mnogi pevači, pogotovo kod nas, misle da je dovoljno što će izađe na binu i da je to sad već nekom njihovom pojavom sve gotovo. Nije. Znači, mi smo tu da napravimo da ljudi izađu zadovoljni odatle s tog koncerta ili nastupa. Ok, si infatti stava parlando prima. I ono što je bitno, znači, puno koncerta, ali uopšte nije sporno da bude i 50 i 100 ljudi i 1000 ljudi, uopšte bitna atmosfera.
capito un po' qui. Ok. Sì, stava dicendo prima anche del concerto nel 2013 che è successo a Maracana, Belgrado, che è lo stadio della Stella Rossa, famosa Stella Rossa, che è un tifoso grande. Comunque lì sono state oltre 70.000 persone, ma comunque diceva ha fatto tantissimi concerti, che il numero non importa tanto, bisogna essere collegamento tra il pubblico e il cantante. Vedrai che collegamento questa sera dal Festival Contro. Ha svolto tantissimi concerti, anche stava parlando di un altro concerto che dopo pochi giorni fa l'aveva fatto, dove sono stati 50.000 persone. Comunque sono stati sempre numerosi, ma comunque l'aveva detto anche due o tre volte che non importa, anche 50 persone lui cerca di mandarli via contenti, diciamo, vorrei con una energia positiva molta. Vorrei da kažem, ja sam poznato kod mene u Beogradu, recimo u Kraju, uopšte tamo, pošto volim da izađem po lokalima, sam poznat sam po tome što jako volim da kad izađem negde u neki lokal, da uzmem, kad je muzika, da uzmem mikrofon i da pevam za svoju dušu. I onda je jedna godina bila tradicionalna priča u Beogradu, gde je Lukas izašao to veče, da dođu, onda rade društvene mreže da vide gde sam ja, jer znaju da će biti dobar provod. I tada je najbolji provod kad ne radim, nego kad dođem da popijem sa društvom, ako je dobra muzika, obavezno suhvati mikrofon, i onda je to možda čak sam imao nekoliko boljih situacija od najboljih nastupa. Sono curiosa di sapere cosa ha detto. Stava raccontando che gli è successo tantissime volte che quando non aveva eventi organizzati usciva con gli amici nelle discoteche in Serbia, nel suo paese. Discoteche? Discoteche e anche ristoranti. Sì, era capace di andare a prendere il microfono e cominciare a cantare. Infatti diceva che lì si è trovato, delle volte si è trovato molto meglio. Come calore umano, come calore umano. Sì, 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 divertendosi con i suoi amici e tutto lì. Un'ultima. Un'altra domanda. Sì. Ha detto che poi gente chiedevano dove esce Azza Lucas. Così andavano a guardarlo gratis. Cercavano i locali dove uscirà, quando sarà libero, di andare a trovarlo, perché si divertivano un sacco. Sì. Ha scritto un libro, Questo sono io. Ma chi è veramente Azza Lucas? For Italian people also. With microphone. To mi teško mogu da objasnim, čak i da znam italijanski jako dobro. Domandona questa, domandona. È molto difficile di spiegare. Infatti qua stava dicendo che anche se sapeva parlare italiano era molto difficile spiegarlo. Che lo spiega anche lui. Che sì. Sì, è un libro. Ono što mogu da kažem za tu knjigu, to sam ja. Zašto je dobro? To sam ja. Zato što je knjiga apsolutno, znači ništa nije našminkano i ništa nije od onoga što je u knjizi, ništa nije lažno. E sad imam mnogo toga što nisu stavili u knjigu, ali sve što je u knjizi nije slagano. I naravno ono što možda nismo hteli baš da kažemo, to nisam ni napisao, ali uglavnom ima, sve stvari su potpuno autentične. I sada će 3. novembra je premijera filma koji je rađen po motivima te knjige. Znači nije o mom životu klasična, ali po motivima knjige je rađen. I 3. novembra u našoj Beogradskoj areni će biti premijera filma, a posle filma će biti pod koncert. Ok. Fatti, si è vero, stava raccontando che... Sì, esiste un libro che è scritto proprio per la sua vita, sarebbe un'autobiografia dove tutto quello che aveva raccontato è una cosa vera e comunque molto interessante saper leggerla comunque. E infatti diceva anche che adesso al 3 novembre quest'anno uscirà anche il suo film che è legato molto con quel libro lì, cioè non parla esattamente della sua vita, ma comunque è legato... È ispirato del suo libro. Ono što kažem našim medijima, to sam pokušao da prevedeš, film i seriju smo radili po motivima moje knjige, čak su imena izmenjena, i ja nisam, ovo dobro da prevedeš, nisam od onih koji bi želeli da se zacrtam negde u nekoj istoriji kao Nikola Tesla ili Novak Đoković, ne. Jednostavno, je pitka jedna priča iz jednog lepog vremenskog perioda, uopšte ne samo mog, nego
celog tog okruženja mog koje sam imao. I nije mi poenta priča da ostanem negde da piše ploča ovdje rođen Aca Lukas, to me ne zanima. Zanima samo da se obeleži jedno vreme, ništa više od toga. Ok, stavo dicendo che il motivo del film e anche del libro non vuol dire che lui vuole essere un sinonimo, tipo una persona dove c'è scritto lì e Aca Lukas è diventato famoso come Novak Djokovic, che è un grande tennisista, o Nikola Tesla. Comunque diceva che è stato creato per avere una storia vera, tutto quello che è successo nella vita, e non cerca di essere molto famoso, cerca solo di raccontare tutti i tempi bellissimi che ha passato partendo dagli anni 90 fino ad oggi. Ono što znam, što je mnogo generacija odraslo sa mnom, odraslo s moju muziku, odraslo s moje nastupe u kafanama, što znam, a minimo bar jedno 500 bračnih parova koji su se upoznali na mojim nastupima, ono što ih ja lično poznajem, a koliko tek što ih ne poznajem. I to je ono što je meni nekako drago i što zato i hoću da obeležim. To je bilo neko vreme možda onako i malo i teško u Srbiji, ali negde smo lepo se provodili, lepo živjeli. To hoću da se na filmu, naravno uz neki kao motiv mog života, da se to obeleži. Ecco. Stava anche raccontando che vivendo nelle nostre parti è stata anche un po' di difficoltà, ci sono stati anche gli sbalzi, ma comunque è sempre una buona esperienza. Anche diceva che sono più di 500 persone che si sono trovati, che si sono sposati, si sono conosciuti ai suoi eventi. E quello che allora può portare fortuna anche a me? Okay. Fantastico. Allora, io sono sicura che tu ami i nostri vini. Finito, adesso chiudiamo questa intervista e noi fuori onda prendiamo un aperitivo su questa terrazza che guarda tutta Castagnole. Ma fai un saluto alla piazza che ti sta guardando in questo momento per questa sera. Un saluto. Ciao Castagnole. Tutto finito. Bravo. Now we drink. Okay. Popijemo nešto. Evo,